col nostro Davide Rive. Davide, come va? Come funziona lì la giornata? Guarda, come si sta svolgendo? Sta andando alla grande, c'è gente che si è scottata perché sai, cominciano le prime giornate di sole, la gente non è preparata. Per fortuna c'è il cappellino di Rete 3 che può aiutare tante persone, quindi chi passa da queste parti, e sto parlando di Rivera, del percorso delle mountain bike, non quello del downhill che c'è sul Monte Tamaro, ma quello che si trova proprio a bordo strada. Ci sono 700 ragazzi oggi per questa edizione 2017 della Tamaro Trophy, un'edizione che fa parte dei top event della Svizzera italiana, occasione per godere dell'entusiasmo di tanti ragazzi, ma anche di parlare con chi il ciclismo l'ha vissuto davvero, di chi ha masticato le due ruote. E qua allarghiamo il discorso perché Rubens Bertogliati è stato campione svizzero a cronometro, maglia gialla al Tour de France nel 2002 per due giorni, ha partecipato ai tre giri principali, quindi Giro d'Italia, Tour de France e Vuelta, adesso allenatore di Ticino Cycling. Una bella esperienza da trasmettere ai giovani. Ciao Rubens. Ciao a tutti. Sì, sicuramente ciclismo pedalato si fa su strada, ma si fa soprattutto anche in mountain bike adesso in Ticino, e testimonianza di questo movimento che cresce è questa bellissima gara baciata dal sole che vede 700 ragazzi alla partenza. Una delle cose più belle è proprio vedere questa grinta, sin da piccoli hanno voglia di emergere, di divertirsi, di competere, perché fa parte anche in parte del processo di crescita, ma anche di aiutarsi, perché vedo tanti ragazzi che applaudono il compagno di squadra, lo instano nei momenti di difficoltà, cercano di fare il tifo. Questo è bello, c'è una squadra proprio nel ciclismo. Esatto, il ciclismo è questo, uno sport individuale, ma comunque si fa in squadra e si è contenti per se stessi, ma anche per i propri compagni quando ottengono un risultato, oppure se li si aiuta a vincere la corsa. Dunque, se torniamo indietro di 15 anni, quel giorno in cui hai indossato la maglia gialla al Tour de France, credo che sia, oltre che un ricordo, qualche cosa che ogni volta che tu fai tornare alla mente ti dà la stessa carica di energia. Vabbè, sicuramente sono dei ricordi indelebili e ogni giorno fa piacere quando si sente, si rivede la vittoria in sé. Oggi siamo qui, però dobbiamo andare avanti, non voglio rimanere l'ultimo dei moicani, speriamo che qualche ticinese possa emergere, sia su strada o mountain bike. Il ciclismo si apre anche alla multidisciplinarietà, vediamo Sagan, è un corridore ottimo su strada, ma viene appunto dalla mountain bike. Mountain bike, domani ci sarà Nino Schurter che ha vinto praticamente dappertutto, testimonianza che la Svizzera primeggia a livello internazionale nella mountain bike. Sì, il nostro territorio è adattissimo alla pratica della mountain bike, è chiaro che negli anni 90 avevamo un grosso movimento nel ciclocross, questo movimento si è tramutato praticamente nel grande movimento di mountain bike di oggi, e fa piacere perché comunque è uno sport giovane, uno sport che piace, immediato, altamente spettacolare. Quando associamo il ciclismo spesso lo abbiniamo anche alla fatica, a quelle immagini delle grandi montagne, delle grandi scalate, ma un ciclista quando affronta davvero quei colli che sembrano trementi già solo guardandolo in televisione, dove trova la forza per continuare a pedalare quando magari non è davanti ma nelle ultime posizioni, che è ancora più difficile? È lì che bisogna trovare la motivazione giusta, non la si trova al momento, si pensano ai sacrifici fatti, agli allenamenti fatti per arrivare in forma a quel momento. Il ciclismo non si fa un giorno sì e due settimane no, si costruisce giorno per giorno, mattoncino dopo mattoncino, la propria preparazione, la propria condizione. Grazie mille a Rubens Bertogliati, questo è proprio quello che stanno provando questi ragazzi, stanno dando proprio l'anima, perché la grinta, la forza che traspare dai loro volti è qualcosa che ti trasmette energia. Avete la possibilità di godere di questa due giorni proprio qui al Ceneri, sia oggi che domani, Tamaro Trophy. Tutte le informazioni sul Velo Club Monte Tamaro. Sì. Grazie Davide.